siamo a contatto delle immagini di Giorgio Bava, noto fotografo di Nizza Monferrato, molto conosciuto nel campo dell'enogastronomia, che collabora con riviste di alto valore, tanto per citarne una, Barolici. Giorgio Bava, cosa dici di queste immagini? Ma intanto diciamo così che intanto il posto mi è piaciuto molto, perché questo castello è di una suggestività veramente unica, devo dire che mi ha impressionato molto. Abbiamo il tempo che non ci è favorevole, io giro sempre per il Monferrato, e qui abbiamo appunto delle immagini, un vigneto appena potato, lì la potatura, qui abbiamo una foto del germoglio che si viene, questa situazione qui si viene a fare nella prima decade di aprile, là c'è la goccia, cosiddetta la vite che piange, e poi le immagini, diciamo così, che le immagini parlano da sole, non c'è che c'è più bisogno di dire più di tanto. Presenti molto numerose persone che sono arrivate anche da fuori regione e hanno creduto a questo nostro appuntamento. Grazie ancora, io non voglio dilungarmi di più, vedo gente che arriva dalla Toscana, gente dalla Lombardia, grazie di tutto, la parola a Sua Eccellenza e poi al Sindaco e al padrone di casa. Beh, io penso che la cosa più importante di questa sera sia sicuramente la mostra, che ormai si sa è qualcosa di importante, perché ci sono artisti importanti e perché sono delle opere che meritano di essere visitate, ma anche il contesto in cui viene inaugurata. Credo che sia veramente un bel connubio. Discutavamo poco fa con Niccolò Calvi del fatto che la pavimentazione di questa cascina è quella di un tempo. Io credo che sia un bene, se quella di un tempo.
gestione delle cascine sono elevatissime, per cui noi dobbiamo solo ringraziare questi personaggi che aiutano il nostro paese a conservare beni e patrimoni che mettono poi a disposizione di tutti. Quindi aver messo insieme queste due cose, il duo Martinengo Calvi, credo che sia veramente una coppiata vincente. Sono contento di essere qua stasera. Oggi è una giornata un po' particolare, sto girando per tutta la provincia, io vengo da Boniolo e volentieri ci siamo fatti questo viaggetto, poi dopo me ne torno in Lombardia per andare a casa. In bocca al lupo. Grazie. Grazie. Applauso del prefetto, di Sua Eccellenza, che ha già ripreso in pieno il titolo di questa manifestazione, il connubio tra l'antico e il moderno. Calvi in effetti per questo paese è una grande risorsa e questi spazi che riesce sempre a mantenere e a rinnovare sono gli spazi che poi destina a queste manifestazioni che rendono importante e appetibile questo piccolo borgo. Devo ringraziare Martinengo che effettivamente ha fatto una cosa, diciamo, molto innovativa. Credo. Calvi, a lei la parola, poi anche rappresentante del Comune di Alessandria. Niente, erano solo due parole. Le scuole, quando verranno qui, avendo all'interno qualche migliaia di fotografie, quante sono adesso raccolte? Qualche migliaio sono... Ecco. Poi quindi ogni anno anche. Si potrebbe fare a tema, quindi ogni anno vengono rinnovate queste scelte di fotografie che i ragazzi nelle scuole faranno e quindi tutti gli anni possono arrivare e vedere cose nuove. Poi facciamo queste composizioni geometriche di arte contemporanea che si abbinano al cascinale, che è una geometria. Il castello si abbina alla cascina perché era la pergamina dove dava il formaggio e il latte a tutto il paese, erano 200 capi di bestiame qui, quindi riprendere la vecchia storia, l'antica storia del paese penso che sia interessante. E quindi le dimore storiche prendono, l'importante è dar vita a questi posti. Noi abbiamo migliaia di cascine in Italia che stanno morendo. Vorrei lasciare la parola al rappresentante del Comune di Alessandria. Ringrazio il Comune e il prefetto Calvi. E ancora una volta io penso che la fotografia, questo dimostra che non è, che tante persone credono che la fotografia sia un hobby, invece questa è arte, passione, un qualcosa di più. Quindi complimenti, continuate così perché è importante che le persone devono vedere la creatività degli artisti. Bravi, complimenti. Non vedo nessuno. In qua Giorgio, in favore di camera. È la targa della provincia di Alessandria. Vieni, anche tu, Cristian. Sì, no, è vero. Ci manca ancora. Ci serve da mettere via. Sì, e anche alla signora. Grazie. Sono io che sono onorato di essere qui perché pochi giorni fa ho conosciuto un grande personaggio, ma una cosa bella di questo grande personaggio, grande uomo, con umile, e sei grande, e questo ti ha fatto ancora più grande. Sono veramente contento e onorato di essere tuo amico. Grazie. E complimenti per la manifestazione, perché vedevo i bimbi quanti erano interessati, e vedere questo abbinamento qui dell'arte è una cosa favolosa. Poi, come ha detto bene il Conte prima, dell'abbinamento della cultura, l'arte con le cose rurali che c'era una volta. Non smettiamola di fare ristoranti, diamo valore a queste strutture. Questa è una cosa che potrò anch'io impegnarmi da imprenditore, perché qualcosetta posso anche farlo io. Sono a vostra disposizione e complimenti e continuate così. Bravi, grazie. Grazie. Chi oggi non è presente,
è presente il signor Bologna. Speriamo che la prossima volta sia anche la fondazione. Certamente, lunedì questa cosa comunque viene vista da Folco 15, che la fondazione ha un progetto di... del comune, no, questo è il tempo, ecco, questo è il percento, buonasera, ci vedono presente, va bene, grazie, grazie di tutti, Dino, Dino, grazie, vi ringrazio veramente a nome mio, a nome dei soci, a nome di chi mi aiuta sempre e che ci aiutano sempre, le nostre signore. Grazie, 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 grazie. Un applauso anche alla nostra.